Mi dispiace tanto non essere venuto a Bordeaux. È una città che io amo molto, che con Lise abbiamo a lungo attraversato e grazie a Lise ho conosciuto. Ora, in quanto nel merito della domanda, un libro per un mondo nuovo, non per sembrare, come dire, snob o non accettare la provocazione. Io al mondo nuovo non posso crederci, non ci credo. Un mondo nuovo può nascere soltanto dal risarcimento agli orfani di giustizia. La storia non ha scorciatoie e non fa sconti. Un mondo nuovo può nascere soltanto se le ferite della storia, le ferite che hanno fatto gli uomini ad altri uomini, non saranno sanate, fino a che molti uomini non troveranno una patria di giustizia, una patria giusta, un mondo nuovo non è possibile. Io ho pensato a proposito di uno sguardo diverso sul mondo che cambia o sul mondo che muore. E ho trovato un libro che a me mi ha colpito molto, un libro a cui sono molto affezionato, che è Memoria di Adriano della Marguerite Yourcenar. So che vi è molto vicino per lingua. Ecco, a me quel libro mi ha segnato perché è uno sguardo sì sul disfacimento di un mondo imperiale, di un mondo persino tirannico, ma c'è dietro un grande stupore per quello che succede nel mondo, per i cambiamenti, per i confini che si vanno disfacendo, per l'inclusione che non è un elemento che è possibile governare, è un elemento della storia che siamo costretti a subire. Subire è una parola che va molto di moda in questo momento, anche di pandemia. Forse l'unica, e non è giusta, non è la parola giusta subire, è accettare il cambiamento, accettare che i nostri confini diventino sempre più rarefatti. Questo è il nostro destino. Il nostro destino è quello di entrare in relazione con gli altri, di accogliere, non c'è altra possibilità. E mi sembra che Memorie di Adriano in questo senso sia molto attento, sia in qualche modo anticipi i temi che oggi stiamo vivendo, che oggi stiamo affrontando, quello di un mondo che sentiamo morente, in agonia, che va perdendo i suoi connotati e non sa riconoscersi in un altro profilo. C'è un momento in cui l'imperatore Adriano rivendica all'uomo una grande forza, una grande utopia, quando dice: questo è il momento giusto, è il momento giusto di vivere, quando i dei, tanti dei della tradizione stanno morendo e ancora non è uscito il Dio unico. È il momento in cui gli uomini sono soli per affrontare il proprio destino. Forse oggi dovremmo entrare in questo paradigma della solitudine degli uomini, della solitudine di fronte alla natura che si mostra imprevedibile, pensiamo appunto alla pandemia, al Covid, che si mostra ferita dalla iperattività dell'uomo, dagli animali che anche loro rivendicano la giustizia e il risarcimento. Oggi dovremmo prendere in considerazione tutto questo, persino le cose che ci sembrano ovvie, scontate, a volte inaccettabili. Se vogliamo, come dire, coltivare l'utopia di un mondo nuovo.
consiglio a tutti la lettura, la rilettura, spero, di Memorie di Adriano di Margherita Giorsenà. Grazie.